Cultura De Luca sicuro, qui l'offerta più ricca. Tappa a Sarno per il governatore che ha inaugurato la nuova sezione del Museo Archeologico. La cultura è un volano per il turismo e sulla sanità nuovo attacco al governo sul riparto dei fondi. Camorra, duro colpo al clan dei Mallardo. La cosca egemone nell'area di Giugliano avrebbe stretto un patto con l'alleanza di Secondigliano. 25 misure cautelari eseguite questa mattina dalla DIA di Napoli. Anche un dentista coinvolto nel blitz. Carfagna Bagnoli sarà modello di energia pulita. Si è riunita oggi la cabina di regia e la ministra lancia la sfida. Da sito inquinato vogliamo renderla modello di energia pulita. E dopo 10 anni si riparla anche della ricostruzione di Città della Scienza. Farai la fine di Moro, minacce Facebook a Mastella. A processo il 52enne di Benevento, artefice dei messaggi intimidatori contro il sindaco che si è costituito parte civile. Intanto il comune ha approvato il progetto per i lavori di restauro all'arco di Traiano, previsti fondi per 2 milioni. Criticità gestionali e organizzative. Dopo le denunce della polizia penitenziaria, il direttore Paolo Pastena lascia. Al suo posto la dirigente Felago. Il sindacato ora un cambio di passo nel dialogo con le parti sociali. Mare sporco, ora Salerno vuole risolvere il caso. È polemica per l'inquinamento, i bagnanti lanciano l'allarme acque gialle e il comune risponde tramite l'assessore Ferrara chiarendo che la situazione verrà monitorata. Intanto i balneari spiegano sono fenomeni naturali. Buonasera dal TG 696 Tappa Sarno per Vincenzo De Luca che ha inaugurato il nuovo piano espositivo del Museo Archeologico. La cultura è un volano per il turismo, le parole del Presidente che poi è tornato ad attaccare il governo sul riparto dei fondi della sanità. La Campania è la regione che può vantare l'offerta culturale più ricca. Il governatore Vincenzo De Luca sottolinea l'importanza anche economica del comparto, concetti ribaditi a Sarno in occasione dell'inaugurazione del secondo piano espositivo del Museo Archeologico Nazionale. Siamo orgogliosi dell'insieme delle iniziative culturali che siamo riusciti a mettere in campo come Regione Campania. Ho detto in altra circostanza, ma lo dico con molta sobrietà, che è difficile trovare una regione che abbia un'offerta culturale così ricca come oggi la Campania. Il governatore è poi tornato sui temi della sanità, incrociando nuovamente le lame con il Ministero della Salute. Prima di fare i concorsi abbiamo bisogno che il Ministero della Salute si svegli, perché le somme destinate al personale sono ferme al 2004, credo, meno l'1,4%. Quindi il Ministero deve sbloccare questo tetto che ha stabilito e che vale ormai da 15 anni per il personale sanitario. Sul fronte Covid in Campania cala al 13,3% l'indice di contagio. Sono 2.616 nuovi positivi. Nel report si contano anche 4 vittime, di cui 3 nelle ultime 48 ore. Stabile il numero delle terapie intensive, mentre continua il calo dei ricoveri ordinari. In Irpinia l'ASL ha comunicato la positività di 184 persone su poco più di 1.200 tamponi eseguiti. In salita invece i ricoveri al San Pio di Benevento, 19 i pazienti nei reparti Covid dell'ospedale Sannita. Erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio sulla superstrada statale Nola Villa Literno i carabinieri della compagnia di Marcianise che oggi hanno inseguito una croma bianca con a bordo 2 albanesi che si è andata a schiantare contro il guardrail. Alla fine uno dei 2 stranieri, il 26enne che era alla guida, è deceduto mentre il connazionale 31enne è fuggito, ma dopo poco è stato rintracciato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Camorra, blitz della DIA contro il clan Mallardo, 25 le misure cautelari con l'accusa di estorsione e associazione. Tra loro c'è anche un dentista, sentiamo. Sono ritenute appartenenti al clan Mallardo le 25 persone arrestate dalla DIA di Napoli, alle quali la procura contesta tra gli altri reati di associazione per delinquere di tipo camorristico. Tra i destinatari della misura c'è anche un dentista. L'uomo è accusato di aver consegnato un certificato medico recante false attestazioni al reggente del clan, che sta scontando una condanna a 30 anni per omicidio, utilizzato per giustificare la sua assenza in occasione di un controllo dei carabinieri nell'abitazione
prigione dove si sarebbe dovuto trovare in detenzione domiciliare. Per ragioni di salute gli era stata concessa la detenzione domiciliare in Piemonte, ma era stata autorizzato a recarsi per alcuni giorni al mese a Giugliano in Campania per sottoporsi a cure odontoiatriche. Durante la sua permanenza nel napoletano però organizzava summit con gli altri affiliati e gestiva i proventi delle attività illecite che venivano versati in una cassa comune utilizzata per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. Il denaro derivava prevalentemente dalle estorsioni che vedevano vittima i cantieri edili di Giugliano, ma anche dei comuni della fascia costiera, Licola, Varcaturo e Lago Patria. Per gestire gli affari, il reggente si avvaleva tra gli altri anche dei suoi familiari più stretti, tra cui la moglie, una delle sorelle e il cognato, anche loro arrestati e accusati di associazione. Durante il suo periodo di reggenza ha messo fine a dei conflitti interni, gestendo i rapporti con il gruppo scissionista delle palazzine di Giugliano e consolidato gli storici rapporti con i clan napoletani dei Contini e Licciardi dell'Alleanza di Secondigliano. Bagnoli, si è riunita oggi la cabina di regia, la ministra Mara Carfagna lancia la sfida: da sito inquinato vogliamo renderlo modello di energia pulita. Sentiamo. La bonifica degli arenili, la chiusura dei contenziosi e la ricostruzione di Città della Scienza. Su questi tre pilastri posa il nuovo impegno della cabina di regia di Bagnoli. Oggi la riunione a Napoli nell'area dell'ex Ital Sider con la ministra per il Sud Mara Carfagna, che lancia la sfida: trasformare Bagnoli da sito inquinato a modello di energia pulita. Io credo che il cambio di governance abbia segnato e rappresentato davvero un cambio di passo. Abbiamo individuato nel sindaco la figura del commissario straordinario e lo abbiamo dotato delle leve e dei poteri necessari per avere un rapporto dinamico, diciamo così, con il soggetto attuatore, perché il commissario deve approvare un cronoprogramma che sarà approvato nella prossima seduta operativa che terremo tra qualche settimana, e soprattutto ha le leve necessarie per costringere il soggetto attuatore al rispetto di questo cronoprogramma, rendere Bagnoli autosufficiente dal punto di vista energetico. E questo ha anche un valore simbolico molto alto, perché significa trasformare Bagnoli da un sito inquinato, fonte di inquinamento, a un modello invece di energia pulita. Dopo la cabina di regia su Bagnoli, la ministra ha raggiunto Caivano per il tavolo istituzionale sul contratto di sviluppo per la Terra dei Fuochi nella chiesa di Don Maurizio Patriciello al Parco Verde. La novità riguarda un ulteriore stanziamento da 1 milione di euro per un vasto sistema di videosorveglianza, così come richiesto dalle popolazioni del territorio. Lo Stato non vi lascerà soli, ha assicurato la ministra. Nasce il distretto commerciale nel cuore di Napoli, un progetto di Confesercenti, un hub da Piazza del Carmine a Via Duomo. Confesercenti Napoli lancia il progetto del distretto commerciale per le attività della zona di Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi, Piazza Mercato, Piazza del Carmine, Corso Umberto e Via Duomo. La costituzione è prevista entro l'estate di concerto con il Comune e la Regione. Quest'ultima ha deliberato lo stanziamento di 5 milioni di euro da spendere entro il 2022. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala di Piazza Sant'Eligio, presenti tra gli altri il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, e l'assessore Teresa Armato. Riapriamo una nostra sede di Confesercenti per poter dare forza a quelli che saranno i distretti commerciali del nostro territorio. Abbiamo bisogno di fare un distretto commerciale che sia nella condizione di poter accogliere tutti gli imprenditori che hanno voglia di rimanere all'interno del cuore della città, e fare in modo che i turisti che arrivano presso la stazione possano attraversare questi luoghi. Dovranno essere luoghi decorosi, luoghi belli, luoghi dove trovano imprenditori di altissimo spessore che hanno voglia di rilanciare l'economia della nostra città. Pensiamo che lo strumento dei distretti commerciali decisi da una legge regionale siano strumenti da valutare attentamente e da realizzare per raggiungere tanti obiettivi: quello di rilanciare il commercio in questa nostra bella città, ma anche quello di curare di più il decoro della città e trovare anche delle forme di compartecipazione.
Ancora un incidente sul lavoro in Irpinia, è accaduto a Montoro, dove un 48enne di origini romene residente nel Salernitano a Bracigliano è caduto da un albero mentre era intento a effettuare lavori di potatura in un fondo agricolo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Moscati di Avellino, dove versa in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Avellino. Un grazie a Vigorito a nome mio e di tutto il Sannio e non solo. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, dopo l'annuncio del presidente del Benevento Calcio di restare alla guida della società calcistica. Sentiamo il servizio. Il giorno dopo l'annuncio del presidente Oreste Vigorito di voler restare alla guida del Benevento Calcio, a Benevento si respira un'aria più distesa. Tensioni a dire il vero svanite già in parte, dopo l'incontro a Ceppaloni tra il primo cittadino e l'avvocato Vigorito, che ieri su 8 Channel TV ha sciolto la riserva ed ha annunciato di proseguire. Un percorso da affrontare insieme con i tifosi e con l'amministrazione comunale. Beh sì, mi sembrava il minimo, è un atto doveroso quello del ringraziamento a nome mio della città. E tutta la provincia di Benevento, perché sono tantissimi, tanti sanniti che sono in Italia e il mondo che, come dire, avrebbe voluto con lui concorrere alla partecipazione, in questo caso alla Serie B, altre volte alla Serie A. Cioè, è importante, siamo iscritti e speriamo, anche se il prossimo anno, come ho detto io, 1-2, perché entro tutte le grandi città italiane, da Genova, Palermo, Venezia, quindi sarà difficile, però insomma ci divertiremo. Poche ore prima dell'annuncio del padron giallorosso, il comune di Benevento ha rinnovato l'affidamento dello stadio Vigorito al Benevento Calcio. Come amministrazione comunale siamo pronti ad assumerci maggiori responsabilità, ha spiegato Mastella, che poi ha rimarcato. Lo stesso valga per i dirigenti, ai quali chiederò una più estesa collaborazione al fine di risolvere le problematiche legate allo stadio. È giusto che assecondiamo questo sforzo, perché lo vuole la città, e quindi è giusto che sia all'interno di una cornice che è quella delle caratteristiche legali, e pensando sempre alla mannaia che può arrivare dalla Corte dei Conti. Devi fare la fine di Aldo Moro, aveva scritto in un post su Facebook indirizzato al sindaco di Benevento Clemente Mastella, che aveva poi sporto una querela. Per quella frase ora un 52enne di Benevento dovrà affrontare il processo con l'accusa di minaccia aggravata ai danni del primo cittadino. Questa mattina era in programma l'udienza davanti al giudice Sergio Pezza, ma è slittata al 21 giugno. I fatti risalgono al 17 gennaio 2021, quando sul profilo social dell'allora 51enne era comparso un commento dedicato, secondo gli inquirenti, a Mastella, che si è costituito parte civile. Un messaggio che aveva indotto l'ex guardia sigilli a presentare una querela, dando il via a un'indagine che si è conclusa con l'individuazione appunto del 52enne. Criticità gestionali e organizzative dopo le denunce della CGIL Polizia Penitenziaria, ha avvicendato il direttore Paolo Pastena, al suo posto la dirigente Felago. Sentiamo. In passato rivendicazioni e anche un sopralluogo dalla FPCGL nazionale e regionale per evidenziare criticità organizzative e gestionali all'interno del carcere di Bellizzirpino, con pesanti ripercussioni sulla qualità del lavoro della polizia penitenziaria, già alle prese con una cronica carenza di organico. Ora si è mosso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, che ha avvicendato il direttore della casa circondariale di Avellino, Paolo Pastena, con la dirigente Felago, proveniente dalla casa circondariale di Eboli. Adesso urge un immediato cambio di passo, dichiara Orlando Scocca della funzione pubblica CGL Polizia Penitenziaria. Avevamo chiesto con diverse note al direttore di fare dei cambiamenti all'interno dell'istituto di Avellino. Il 25 di marzo facemmo un giro sui luoghi di lavoro col coordinatore nazionale della Polizia Penitenziaria Mirko Manna. Dopo il giro abbiamo avuto un altro incontro col direttore, chiedemmo appunto questi cambiamenti che andavano fatti, però da allora poi niente è cambiato. Poi abbiamo saputo che c'è stato l'avvicendamento con un provvedimento fatto dal provveditore, dal capo del dipartimento. Adesso ci auguriamo, con la venuta di un nuovo direttore, la dottoressa Felago, un cambio di passo e una più stretta collaborazione con le organizzazioni sindacali in generale, anche perché noi dobbiamo chiudere il protocollo di intesa locale, che poi è quello che darà delle regole certe a chi lavora nell'istituto di Avellino. È polemica per il mare sporco a Salerno, i bagnanti lanciano l'allarme, acque gialle, il comune risponde tramite l'assessore Ferrara chiarendo che la situazione verrà monitorata.
Boom di presenze sulle spiagge di Salerno, ma è polemica per le condizioni delle acque. I bagnanti lamentano mare sporco che assume nel corso della giornata delle colorazioni verdastre e gialline, dalla zona di Santa Teresa fino alla parte orientale della città, tali da richiedere interventi urgenti, senza contare i rifiuti avvistati in mare. Sulla vicenda è intervenuto l'assessore al turismo Alessandro Ferrara. Il mare è sporco perché molte volte sono coloro che sversano attraverso fiumi e quant'altro, diciamo, cose che non dovrebbero fare. Poi giustamente se i cittadini, i turisti e quelli che sia vanno a mare e lasciano rifiuti a terra, questo neanche è una cosa corretta. Certamente l'amministrazione dovrà essere presente e l'amministrazione sicuramente lo farà, come l'ha fatto in anteprima della stagione balneare, quindi saremo molto attenti e monitoriamo tutto il tratto delle spiagge. Ad essere però preoccupati per le possibili ripercussioni che le condizioni del mare possono avere su turisti e cittadini sono i balneari. Nei giorni scorsi si è avuto questo fenomeno dell'acqua cosiddetta gialla, che però noi sosteniamo sia anche dovuto e soprattutto dovuto al fenomeno delle alghe. Noi sosteniamo che sia un fenomeno naturale. Chiaramente vorremmo la certezza dagli enti preposti. Noi siamo la sentinella delle acque, l'acqua per noi è fondamentale tutto l'anno, ma in particolare in questo periodo chiediamo maggiore assistenza, maggior controllo delle soluzioni da trovare, insomma. Fan in coda allo stadio Maradona fin dal mattino e traffico in tilt per il concerto di Vasco Rossi. Notte in tenda davanti allo stadio e prime code già fin dall'alba. Sentiamo. Napoli si è risvegliata nella spasmodica attesa del concerto di Vasco Rossi, previsto per le 21.30 allo stadio Maradona. Fan in delirio per il ritorno di Vasco, che mancava dal 2015, quando si esibì sempre allo stadio di Piazzale Tecchio, davanti al più classico dei tutto esaurito. E anche questa sera ci sarà, come di consueto, il delirio dei fan del cantante emiliano. Già dall'alba le prime file all'esterno dello stadio, con i fan arrivati da ogni parte d'Italia. Non ci sono molte parole, solo brividi. Per me Vasco è poesia. Abbiamo aspettato tanto e ora ce lo godiamo in pieno. Vasco è Vasco, il re del rock, record mondiale. Ce la faremo! Siamo super emozionatissime, piacerissime, ci stiamo conoscendo adesso. Non vediamo l'ora di vederlo. Da dove vieni? 34esimo concerto da Torino. Vasco, siamo solo noi, siamo qui per te. Ti amiamo, abbiamo aspettato 3 anni. E siamo qui per te. Grande Vasco, questo per me è il primo e non sarà l'ultimo. Ci vediamo dalla Calabria, ciao Vasco! Rai a mare! Ora nel primo pomeriggio di oggi ad Amalfi per una frana che ha coinvolto i muri di contenimento sottostanti la strada statale 163 a ridosso di una villa privata in via Salvatore Quasimodo. Pare che in quel punto fino a qualche settimana fa fossero in corso dei lavori. I detriti sono finiti in mare a un'altezza di 50 metri sotto gli occhi dei turisti in barca nelle vicinanze. È scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici ANAS da mare, una vedetta della Guardia Costiera. Non si registrano feriti. Sul posto anche i tecnici del Comune, i Carabinieri, Polizia Municipale e il Sindaco Daniele Milano, che ha detto sono in corso le verifiche per valutare i provvedimenti da adottare. Un colpo di pistola che ha centrato il tetto in lamiera di un box dinanzi a un'abitazione. L'inquietante episodio è accaduto a Moiano, in Viale Europa. È accaduto nella notte. A far scattare l'allarme è stato il proprietario del garage, che dopo aver sentito il botto ha notato il foro sulla struttura in lamiera. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo, il radiomobile della compagnia di Montesarchio. Gli specialisti dell'arma hanno effettuato i rilievi balistici del foro e avviato appunto le indagini. E domani al via la pedonalizzazione del centro storico di Avellino. I residenti avranno 30 giorni di tempo per i pass, per i non residenti parcheggio a tratta agevolata. Sentiamo.
7 varchi di accesso e telecamere ovunque. Domani parte la ZTL al centro storico di Avellino, attiva fino al 30 settembre, tutti i giorni, dalle 20 all'una di notte. Ci saranno 30 giorni di tempo per i residenti a partire da domani per mettersi in regola. A loro saranno destinate come aree per la sosta Campetto Santa Rita, il secondo piano del parcheggio del Teatro Gesualdo e la traversa di Piazza del Popolo, che andranno ad aggiungersi alle aree delimitate da strisce blu disponibili all'interno della ZTL. I non residenti invece potranno utilizzare il parcheggio del Comune alla tariffa agevolata di 1 euro, il primo piano del parcheggio del Teatro Gesualdo, Campetto Santa Rita e il parcheggio dell'ex Mercatone. Pronti e carichi commercianti e ristoratori per rilanciare il cuore antico della città. Con la speranza che ora riapri anche il castello, insomma, che con nuove attività proprio per la ripresa di quest'area che è stata abbandonata per tanto tempo. Qualche buon evento, un po' di passeggio, un po' di attrazioni, insomma, per far sì che un po' di gente si riversi da questa parte. Noi dal canto nostro cercheremo di fare il possibile per dare lustro comunque a questo periodo di ZTL. Cercheremo di fare il possibile per lavorare bene. Noi siamo carichi, siamo pronti. E ci auguriamo l'estate dell'anno scorso, anzi un'estate ancora migliore a confronto dell'anno scorso. Le persone non aspettano altro e noi siamo felici. Bisogna continuare a sfidare l'amministrazione sul tema della pedonalizzazione completa dei centri. Non si può pensare solo a fare una ZTL dalle 8 all'una di notte, ma a rendere accessibili ai pedoni, alle biciclette, ai nuovi mezzi di trasporto i centri storici. L'arco di Traiano di Benevento si fa più bello per i turisti. Con 1.800.000 euro si darà il via ad un radicale intervento di restyling. 1.800.000 euro per un intervento che ridisegnerà totalmente gli spazi intorno all'Arco di Traiano di Benevento. La Giunta Comunale ha dato l'ok al progetto definitivo per la valorizzazione del monumento più noto della città. Abbiamo finalmente approvato il progetto esecutivo di questo importantissimo PICS, di questo piano integrato sostenibile urbano. Lo riteniamo un po' il fiore all'occhiello dell'amministrazione perché riguarda la valorizzazione e la riqualificazione, non a caso si chiama emozionare e valorizzare questo PICS, la riqualificazione del monumento più rappresentativo sul piano storico-culturale della nostra città. Sarà il fiore all'occhiello per i turisti per valorizzare questo monumento che ormai ha già un rilievo nazionale. Un piano organico e strutturale mai eseguito negli ultimi decenni nell'area del monumento simbolo della città e concordato in maniera minuziosa con il Ministero dei Beni Culturali e la Soprintendenza. Si provvederà alla ripavimentazione delle aree circostanti. Ci sarà appunto questa teca in vetro, questa sorta di lapidarium che conterrà in una forma multimediale, quindi particolarmente tecnologico, un po' tutte quelle che sono le caratteristiche e la storia di questo monumento che appunto riguarda la nostra città. Ne siamo orgogliosi, siamo certi che con questo progetto di circa 2 milioni di euro sicuramente consegniamo a questo monumento il prestigio che merita e quindi all'intera città. Emergenza sicurezza a Salerno. Dopo gli spari esplosi sabato nel quartiere di Pastena, nel fine settimana si è verificato anche un accoltellamento in un locale. Il sindaco garantisce: faremo il possibile per aumentare la percezione della sicurezza. È stato un fine settimana da dimenticare per la città di Salerno sul fronte della sicurezza. Oltre agli spari esplosi nel quartiere di Pastena, in queste ore è emerso un altro grave fatto di cronaca avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Un 28enne di campagna, durante una rissa scoppiata in un locale notturno, è stato ferito con un coltello. Nella colluttazione sono rimasti coinvolti anche altri 4 giovani, tutti provenienti dalla provincia, che hanno riportato lievi traumi. Sul caso indagano gli agenti della questura, che sono al lavoro anche per ricostruire il movente degli spari esplosi sabato a Pastena, un episodio di cui ha parlato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. La questura e le forze dell'ordine stanno svolgendo le loro indagini, che mi dicono a un buon punto, e quindi credo che anche questo episodio verrà messo in luce e se ne verrà a capo in tempi ragionevolmente brevi. Per il primo cittadino, tuttavia, si tratterebbe di episodi isolati e non ci sarebbe una vera e propria emergenza sicurezza. Non mi pare che in Salerno ci sia un problema sicurezza, francamente. Se noi vediamo quello che succede altrove, penso che siamo in una sorta di Eden.
Naturalmente questo impone sempre, costantemente e comunque un'attenzione agli aspetti dell'ordine pubblico e della sicurezza percepita. I cittadini devono sentirsi tranquilli, sicuri e liberi nella loro città. Insieme alla Questura faremo tutte le azioni che è nelle nostre possibilità poter fare. Resta alta l'attenzione del Sannio per i ritardi, per l'affidamento dei lavori per il raddoppio della strada Telesina, arteria dove si continuano a registrare incidenti anche molto gravi. Dopo il verdetto del Consiglio di Stato sulla maxi gara d'appalto da 400 milioni di euro per il raddoppio a quattro corsie della statale 372 Benevento, Telese, Caianello, che ha di fatto escluso l'impresa sannita che si era aggiudicata i lavori del primo lotto, ovvero da Benevento a San Salvatore Telesino, resta alta l'attenzione per i lavori, attesi da almeno 20 anni e che sono già stati finanziati. Ora la parola è passata ad ANAS, che dovrà pronunciarsi sulla questione per il nuovo affidamento. L'attenzione resta comunque alta anche da parte della politica. Uno spiraglio lo intravede il consigliere regionale di Noi Campani, Gino Abbate, che rimarca come la vicenda sia sotto costante attenzione sia a livello amministrativo che politico. Sarò lapidario. In questa vicenda è meglio il silenzio, aspettando delle risposte positive che dovrebbero venire a breve. Ovviamente c'è un'attenzione su questa vicenda che se ne parla da tanti anni, va bene, ed è diciamo, nostra premura spingere perché questo si possa realizzare. Ci sono degli intoppi di carattere amministrativo e burocratico, credo che si risolveranno a breve. Il primo lotto dovrebbe vedere la realizzazione di ulteriori due corsie in modo da ottenere una maggiore sicurezza sull'arteria, teatro purtroppo di tantissimi incidenti stradali, anche mortali, e per lo più scontri frontali tra veicoli. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona serata.